Buonasera e bentrovati ad una nuova edizione del telegiornale di Teleischia nella lingua italiana dei segni. La Protezione Civile della Campania ha emanato un avviso di allerta meteo di livello giallo per piogge e temporali, valido dalla mezzanotte fino alle 23:59 di domani, venerdì 19 aprile, su tutta la Campania. A Palazzo Reale a Napoli è avvenuta oggi la firma del protocollo d'intesa tra Soprintendenza e Regione Campania per la definizione degli aspetti paesaggistici del piano di ricostruzione di Casamicciola, Forio e Lacco Ameno. Aspetti fondamentali del protocollo: il rispetto per il paesaggio e nel contempo la velocizzazione della ricostruzione. Il ministro dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica, Gilberto Pichetto Fratin, parlando con i giornalisti a Napoli a margine del suo intervento alla seconda edizione del Festival Euro-Mediterraneo dell'Economia, ha dichiarato: «So che il commissario sta lavorando bene, non ho avuto personalmente la possibilità di verificare, ma c'è stato il ministro Gava qualche mese fa ad Ischia e quindi si sta andando avanti. Avanti il più in fretta possibile e bene». Ieri sera alle 19 presso la chiesa di Santa Maria Maddalena a Casamicciola è stata celebrata una santa messa per ricordare il venerabile parroco Don Giuseppe Morgera. Al termine della celebrazione, i fedeli in processione hanno raggiunto la chiesa della Madonna del Buon Consiglio in Piazza Marina per l'apertura ufficiale del bicentenario del Pio Sodalizio dei Marinai. Per il momento è tutto. Grazie per l'attenzione. Il telegiornale in LIS torna domani.